A Milano una mostra ci racconta l'importanza dell'acqua. L'anima dell'acqua. Un percorso nella storia dell'umanità attraverso la raffigurazione dell'elemento primordiale fonte di vita. 121 opere esposte a Palazzo Reale a Milano che vanno dall'età nuragica ai giorni nostri. Ci siamo chiesti se l'acqua abbia un'anima ed effettivamente, analizzando la storia dell'umanità, l'acqua è un elemento costante nella nascita che ci segue e ci circonda indissolubilmente. L'acqua come madre, nutrimento, latte materno della Madonna dell'Umiltà di Masolino da Panicale. Del mito di Venere e la negazione dell'acqua che è fonte di morte. La sete di questo Ismaele abbandonato nel deserto di Giovanni Strazza. L'acqua del viaggio, l'acqua che trasforma, che riflette, il Narciso alla fonte del Caravaggio. L'acqua che purifica, che lava il peccato e fa rinascere l'uomo nuovo.